Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Alle mie spalle la linea grossa del Monza Pizza Bike Park. Forse una delle cose che più bramate sul mio canale, ragazzi. Me la chiedete in tantissimi e finalmente l'abbiamo scoperta. Ha fatto un temporale pomeriggio, ma abbiamo poi guardato il meteo ed hanno 35 gradi tutto il weekend. Quindi abbiamo detto, beh, che fai? Non la scopri, non ti fai due giretti sulla linea grossa? Ed eccola qui, park completamente scoperto. Però ragazzi, è dalle 10 che stiamo scoprendo, togliendo acqua. Quindi adesso è mezzanotte, andiamo a casa, dormiamo e ci prepariamo per un weekend ricco di ride al Monza Pizza e finalmente delle belle session sulla linea grande. No, non è la sacra sindone. Sono le mie protezioni bagnate da ieri sera. Ovviamente a scoprire ci si lava. Carpe, calze, pantaloni. Quando sono qua a registrare un video, se non suonano le campane, non siamo contenti. Però devo dire che abbiamo fatto proprio bene a scoprirla ieri sera. Era bella umida sotto. Adesso si prende tutto il sole della giornata, quindi diventerà di legno, ragazzi. Adesso non ci resta altro che aspettare che appunto si asciughi, così stasera quando il sole picchia un po' di meno ci facciamo una bella session di quelle prepotenti. E tra l'altro settimana prossima c'è anche il Grand Cours di Innsbruck, quindi non è male riabituarsi un po' a velocità più elevate, salti un po' più grossi. Magari, eh. Ehi tu, stupido bambino! Oggi giro sulla linea grossa. Oggi giri sulla linea grossa? No, tu intendo. Ah, io. Se dovessi narrarmi, qual è il salto che ti fa più paura della linea grossa? Primo. No, non lo step down? No, non lo so neanche io, quello che è più grosso mi fa più paura. Ah, ti fa più paura perché è lungo? Buongiorno, pazzo! Qual Ciao, è il salto che ti fa più paura della linea grossa? Quello. Anche te il primo? Oh, lo step down, c'è cioè qui e solo... finisce lì. Ma un po' di caghetta di finire in mezzo ce l'ho, eh. No, ma non è in mezzo. Giornata potente. Bravo, io... finire con la faccia io di vedo... là. Aspetta. Sì? Che male. Dopo una giornata a prendere praticamente un sole di 35 gradi, linea pronta scoperta, asciutta durissima. La cosa che mi piace di più da vedere sempre è il par completamente scoperto. Poi però penso, cazzo, dopo devo ricoprirlo. Che sbatta, madonna. Siccome non stiamo qui a pettinare le bambole, il video è incentrato sulla linea grossa. Primo giorno sulla linea grossa del weekend, la prendo chill, voglio fare un po' di giri flow. Ho 4 ore e la DH mi sento spossato. Tu sarai al Monza Pizza a girare e oh, io yes. Tornerò qui a commentarvi le donne a mezzogiorno e gli uomini alle 2:30. Ci rivediamo su Red Bull TV tra poco. Come se avessi fatto 4 ore di fabbrica. Così commentano tutti, figo, ti sto anche perché stai lì a parlare. Adesso ti dico, faccio Filippo il primo, 3 il secondo, te loop sulla hip. Sull'ultimo provo a fare un po' 3. Puoi farti tutti i trick che vuoi, però se sei come il pazzo. Pulito! Mi sei grosso come digno po'. No, le contest sono proprio grossi. Sì, molto. Sai cosa è più difficile da fare così flow? 3 sul primo e flip sul secondo. Molto più difficile. Ragazzi, 7:30, oggi l'abbiamo presa abbastanza chill. Domani tutti assieme trichiamo dallo step down, va bene? Siete convinti?
Ragazzi, seconda giornata qua al Monza Pizza. Sono venuti a trovarci i DF e hanno provato a girare in pump track. No, devi battere anima, devi battere. Vai, vola, vola. Qui in alto trovate il loro video. Ma in realtà io volevo farvi vedere una cosa. Ok. Una cosa che vi spaventerà molto. Oddio. Oddio. L'ha già vista abbastanza oggi. La vista vera, vedi? Non è cambia quando vedi questo. Neanche a te, pazzo. Ma è successo che qualcuno è finito di mezzo? Vuoi sapere quanti denti ha lasciato giù? Sì. Sul serio, gli sono caduti i denti? No, no, li ha rotti. Cioè tu adesso... Sì. Vai. Parto da qui, giuro. Io controllo. Porca bossima. Ma è un pazzo. Ma ragazzi! Ma come fa a girare ragazzi così? Gira le cose, no? Non si capisce neanche cosa gira, ma lo fa. Avessero un milione di euro per farlo, lo faresti. Cioè, è come chiedermi, per un milione di euro ti ammazzeresti? Dipende dalla stessa cosa. Sai cosa gli facciamo fare adesso? Facciamo scendere lì sotto. Quando hai detto, quando gli facciamo fare, ho detto, no, che cosa vuoi farmi fare? No, allora, adesso voi vi mettete belli tranquilli qua. Basta! Abbiate... Allora, ascolta. Ma... devi andare in là. Senti, vai. Oh. Occhio. Non è un essere umano, è un uccello quello lì. Dio è sceso tra noi, no, ha parlato. Adesso li facciamo, no, ma sai dove li fai mettere? Ti dico io dove farli mettere. Tu inizia a farli salire di sopra. Sono posizionati. Posizionati? Posizionatissimi. Va bene, faccio flip. Non spaventatevi. Dovete stare fermi. Non muoverti. Assurdo, cioè veramente. Ma perché dal vivo è stra diverso rispetto a vedere in video. Cioè, è una roba diversa. Venite qua, tutti quanti qua a vedere Toto. Siete stati abbastanza impressionati? Siamo stati molto impressionati, decisamente troppo. Però io adesso vi abbandono perché ho troppo caldo. Io rimarrò con questa faccia per tutto il giorno. Ah, sì? Bene ragazzi, adesso è passato praticamente tutto il pomeriggio. Il sole sta scendendo e adesso è il momento veramente migliore per girare, perché oggi ha fatto 38 gradi ed era impossibile girare prima. Le case faranno un po' di ombra al park, quindi perfetto, perché così almeno non picchia così tanto il sole e si riescono a fare un bel po' di trick su sta linea. Messe assieme le abbiamo fatte. E su questa linea qua, comunque, mettere assieme i trick in sequenza è ancora più difficile che girare di solito ai crankworks, perché i tanti sono più piccoli dei crankworks. Però il problema è che gli atterraggi qua sono veramente ripidi e molto molto precisi. Cioè basta che atterri un filo lungo su un salto e per quello dopo sei già praticamente fermo. E in realtà la cosa che fa di solito più paura da trickare comunque sulle linee sono gli step down, ragazzi. Vai poco in su e fai tanta caduta. Se cadi il rischio di farsi male è sempre molto alto. Quindi mentre sui salti veri e propri da dirt puoi salvarti, dallo step down la possibilità di salvarsi è decisamente inferiore. Quindi siccome è da tanto in realtà che non tricco lo step down, cosa dici Simo? Ma fatti. A meno che non vuoi perdere le run. Perché mi obblighi a fare i contest? Io personalmente preferisco fare backflip dallo step down rispetto a 3-6. Settimana prossima ho il crankworks di Innsbruck, quindi bisogna darci dentro, perché là non ci si tira indietro. È sempre un'emozione.
emozione, eh. Sul pare giù da ste robe, ragazzi, zero errori non permettono. Flip paura, ma la supero facilmente. 3-6 mi fa molta molta più paura di step down, però voglio farlo. Vi spiego che cosa fa paura dello step down del 3-6. Quando voi fate 3-6 dallo step down, ragazzi, dovete arrivare in cima alla rampa e qui bisogna ollare, tirare su la bici. Il problema è che vedete che la rampa è esattamente lunga come la bici. Quindi io devo ollare e riuscire a portare in alto subito la ruota dietro per non farla toccare qua. Così. Perché sennò se sbatte lì. So cazzi. Dai, Simo! Ragazzi, è venuto veramente perfetto. Infatti ogni tanto è questa la fregata, che certi trick ce li hai in mente così, fa più paura pensarli e dire cazzo devo farlo. Invece poi quando l'ho fatto proprio esattamente come me lo ricordavo, come me l'aspettavo, bang. La arriva, ma mi sta già sul cazzo. Dai, è una sfida. Fai flip sul mulch. Flip sul mulch piccolo, ti voglio seguire. Se me lo fai faccio double flip sul mulch, dai. Ho le gambe un po' molle oggi però... Flip! Lo faccio, ok. Dai, facci vedere sto flippone nazionale, Albi. Dai, che è tuo. Ok. Adesso mi facciamo io il follo sulla linea grossa e tu fai davanti da. Porca troia. Ma veramente? Ma vuoi farlo veramente? Dai, va bene, facciamolo. Serio? Porca puttana, se mi cago addosso io. Dai, facciamolo, facciamo. Va bene? Va bene. Sembra che io devo fare double flip. Vai. Oh cazzo, ho sbagliato. Scusate, mi sono distratto. Mica mi fai double flip davanti. Sasso, gli puoi dire perché non scopriamo la linea grossa? Perché ci giri solo tu. No. Rifacciamo. Sasso, perché non scopriamo mai la linea grossa? Il Sasso non ce la può fare. Ragazzi, comunque avete visto, cioè sono le 10 e siamo ancora qui. E non abbiamo neanche dovuto coprire tutto il parco. Abbiamo coperto solo la linea grossa. Quindi, pensate se dovevamo coprire tutto? Alle 11 andavamo a casa, ragazzi. Capite bene, ragazzi, che la linea grossa la scopriamo quando riusciamo. Quando ci sono tanti giorni di sole di fila. E non cagare un cazzo. No. Mi fate sapere per favore nel prossimo video che trick dobbiamo fare in trenino io e l'Alboreto. O io seguo l'Alboreto o Alboreto segue me. Vogliamo continuare questa sagra, ragazzi. Guarda che la mia foto. Saluta. Ciao.